Claudio Amendola scoppia a piangere a Verissimo, confessando la malattia della moglie Francesca Neri. L'attrice infatti combatte contro una malattia che ha sconvolto la sua vita privata e professionale. Nel 2017, l'attore è stato colto da un infarto e grazie alla moglie Francesca è riuscito ad arrivare in tempo in ospedale. Dimesso il giorno dopo, ha smesso di fumare e ha pure perso 12 kg. Claudio Amendola durante l'intervista ha spiegato: «Mia moglie Francesca ha una malattia, un dolore fisico enorme», ha confessato Amendola alla Toffanin. «Ma non si capisce bene che cosa abbia. Non ha una malattia chiara, ma ha una difficoltà nel vivere le sue giornate», ha proseguito. «Ha un dolore fisico enorme. Anche nella malattia cerca la forza per stare bene. Ne ha parlato nel suo libro che presenterà presto. L'ho letto e ho pianto tanto. Ha grande intelligenza e coraggio. Il racconto che fa dei suoi ultimi anni di vita è coraggioso». Alla fine dell'intervista, Claudio riceve un'ultima domanda. «È stato difficile starle a fianco nei momenti più bui?» La sua risposta: «No, è stato semplicemente il mio compito. La nostra è una grande storia d'amore». Non è la prima volta che si parla della malattia di Francesca Neri. L'attrice soffre di una sindrome mai pubblicamente specificata, con la quale ormai è costretta a fare i conti dal 2015. Una malattia che ha spinto la Neri a rallentare con i suoi impegni lavorativi e con le apparizioni pubbliche. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.